La straordinaria valenza rieducativa dell'esperienza teatrale per i detenuti è stato il tema portante di Oltre il confine del carcere, un incontro moderato dal Garante regionale dei detenuti che ha contato la partecipazione di Mimmo Sorrentino, regista fondatore della cooperativa Teatro Incontro, Grazia Isoardi, regista e animatrice dell'associazione Voci Erranti, e Valeria Ottolenghi, membro del gruppo di progettazione del Coordinamento Nazionale Teatro e Carcere. Sono intervenuti anche due attori detenuti, portando la loro testimonianza artistica. Perché promuovere l'esperienza del teatro in carcere? Perché per la prima volta si comincia a riflettere sul fatto che il carcere ha necessità del teatro e il teatro ha necessità del carcere. Mi spiego meglio, abbiamo avuto finalmente dei magistrati di sorveglianza che hanno riconosciuto un permesso di necessità per i detenuti di uscire dal carcere per fare teatro e abbiamo ormai una significativa serie di esperienze teatrali, di laboratori teatrali fatti nel carcere che hanno una vitalità, una qualità, un'esperienza che è vitalizzante per il carcere e per il teatro in Italia. Qual è uno degli aspetti che più hanno colpito i carcerati nel proporre un'attività teatrale? Sicuramente il fatto di doversi mettere in gioco togliendo la maschera e quindi la fatica di uscire dai ruoli che comunque la loro vita nell'ambito criminale aveva loro appiccicato e comunque un ruolo difficile da lasciare per ritrovare se stessi. Sicuramente il fatto di mettersi a nudo, di essere senza difese in un lavoro di gruppo dove comunque l'individuo ritrova le parti, diciamo, più primitive della propria personalità.